Questa settimana sono su Topolino. In una lunga intervista parlo con Francesca Agrati di Trasmissione del pensiero, Meraviglia e trucchi magici. A pagina 81 si parla di questa serie. Francesca scrive che Mesmer in pillole è ricca di approfondimenti, esperimenti e video meraviglianti. Qua e là sono nascoste delle strizzate d'occhio. Per esempio, in questa fotografia ho in mano Paperone Super Magic. È un riferimento alla miniserie che avevo realizzato nel 2015. In 9 episodi avevo raccontato la magia dei libri per lanciare il mio libro omonimo. Questo fumetto Disney era stato il sorprendente protagonista della prima puntata. Se all'epoca te la sei persa, eccola. Negli anni 70 i fumetti della Disney uscivano in due edizioni. Quella economica era in bianco e nero. Quella a colori costava di più. Nessuno sapeva che le due versioni uscivano identiche dalla tipografia, stampate con un inchiostro speciale. Il colore si rendeva visibile o meno sulla base del prezzo scritto sull'etichetta. Quando l'ho scoperto, ho iniziato ad acquistare la versione economica. Arrivato a casa, aumentavo il prezzo con un tratto di matita e l'inchiostro ci cascava sempre. In un attimo, avevo il fumetto a colori. Quello che hai visto non è un trucco realizzato in digitale, ma un libro manomesso. Scopri come realizzarlo a costo zero sul primo libro dedicato al book hacking, La magia dei libri.